Hai sentito le ultime notizie su Ernesto Russo? Pare che non lo vedremo più a Uomini e Donne. Sembra che il cavaliere abbia avuto dei problemi nell'ultima registrazione del programma e abbia deciso di abbandonarlo. Le voci che circolano sono molte, ma sembra che Ernesto abbia reagito male alle segnalazioni di alcune presunte relazioni al di fuori dello show. La prossima settimana andrà in onda l'episodio dedicato a questa situazione, che coinciderà con l'ultima puntata prima della pausa estiva di Uomini e Donne. Ernesto ha già fatto sapere che non ha preso bene queste voci e si è allontanato dal programma. Dopo aver lasciato il programma, Ernesto è tornato alla sua vita di sempre e ha condiviso un messaggio criptico su Instagram ringraziando coloro che lo hanno segnalato. Sembrerebbe che il cavaliere abbia deciso di chiudere questa pagina della sua vita e ripartire da capo. Ma non è finita qui. Anche Mario, un altro ex corteggiatore di Ida, è stato coinvolto in una brutta situazione. Qualcuno ha creato un profilo falso su TikTok utilizzando le sue immagini per proporre truffe di investimento. Una situazione davvero spiacevole che ha coinvolto anche Ernesto Russo. Fortunatamente, alcuni utenti hanno notato questi movimenti sospetti e hanno contattato una persona vicina a Ernesto per indagare sulla questione. Sembra che l'obiettivo di questa truffa fosse quello di convincere i fan di Ernesto a spendere soldi, facendo credere loro di essere in contatto con il cavaliere. Questa situazione ha sconvolto Ernesto Russo, che si è visto coinvolto in una brutta faccenda dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. È importante diffondere queste informazioni per evitare che altre persone cadano nella trappola di queste truffe. Speriamo che tutto si risolva nel migliore dei modi e che Ernesto possa tornare a concentrarsi su se stesso e sulla sua vita. Che ne pensi di questa vicenda? Hai seguito Ernesto Russo a Uomini e Donne? Facci sapere la tua opinione nei commenti.